Onorevole Scilla, sempre una grande emozione salire sul palco qui a Mazara del Vallo, ma i mazzaresi sembra che rispondano ogni volta presenti. Devo dire di sì, io penso che questa volta non rischiamo completamente quello che è successo 5 anni fa, quando la lista, nonostante appunto il suffragio dei voti, non ha raggiunto il quoziente per fare il deputato a Trapani. Questa volta siamo ritornati nella casa madre, che è Forza Italia, e quindi sapete bene che Forza Italia farà il parlamentare in provincia di Trapani. E devo dire che la gente, per come sta rispondendo, penso che mi consentirà di arrivare primo nella lista e poter ritornare a fare quello che è giusto fare per una provincia che è davvero trascurata. La provincia di Trapani è davvero indietro, va rilanciata e serve autorevolezza. Penso di avere ormai quell'esperienza politica e quella passione e quella conoscenza del territorio che, insieme alla guida altrettanto autorevole di Nello Musumeci, può consentire prima alla Sicilia e poi, ripeto, alla provincia di Trapani di recitare un ruolo di assoluto protagonismo. Quindi manca una settimana al voto, quali le prossime mosse, le prossime città da visitare? Devo dire che ormai è il rush finale, io ho già girato un po' tutta la provincia, devo più ora lavorare sulla mia città perché comunque devo uscire forte a Mazara e devo dire che ci sono davvero le condizioni, perché penso che la gente capisce. Nonostante le difficoltà, che serve la buona politica. Se tu parli con le persone, se tu incontri un imprenditore, se tu sai ascoltare e poi riesci a trovare le soluzioni, la gente capisce che non può essere certo il Movimento 5 Stelle la loro speranza. E allora questa sera, grazie anche all'autorevole presenza del senatore Schifani, già presidente del Senato della Repubblica, questo progetto si fortifica, perché comunque servono i livelli istituzionali importanti per tu poter dare le giuste risposte. È davvero un bel momento, dobbiamo continuare a lavorare. Io mi appello davvero a tutti i trapanesi, a tutte le donne, a tutti gli uomini della provincia di Trapani, perché innanzitutto vadano a votare, perché non possono altri decidere per noi. E poi scelgono il progetto serio, e credetemi, l'unico progetto serio, credibile ed applicabile, ecco, è quello che noi centrodestra stiamo proponendo, con Forza Italia alla guida di questa coalizione e con la mia persona, che può avere sicuramente un ruolo di primissimo piano nella prossima assemblea regionale. Da trapanesi in generale, ma da mazzaresi soprattutto, cosa potremmo chiedere o pretendere da un nuovo governo regionale guidato da Danilo Musumeci? Innanzitutto Mazara deve ritornare protagonista nel Mediterraneo. Mazara è una città davvero internazionale, però sta soffrendo ormai da quasi 8 anni. Allora serve vincere le regionali, perché da lì bisogna partire per creare la giusta classe intelligente che possa andare a guidare questa città che oggi è senza guida. Allora prima avere il giusto ruolo nella politica che conta in assemblea, direttamente collegati con il governo regionale, secondo lavorare affinché tutte le risorse, e ce ne sono davvero tante in città, possono davvero emergere, perché è davvero un momento triste, perché Mazara soffre maledettamente, c'è un ingorgo istituzionale, il mondo politico che non parla per esempio con il mondo imprenditoriale, non c'è assolutamente sinergia e quindi la città soffre maledettamente e sul piano economico è davvero triste, basta guardare per esempio la situazione del Porto Canale come esempio, ma anche quello dell'ospedale. Perché? Perché manca la politica, manca il riferimento provinciale, allora serve, certo che serve. Allora il mio appello è per questo, di dire non facciamoci, ecco, in questo momento della scelta, ecco, che ha fattori che non hanno nulla di logico, di vero, di sostanziale, possono portare a fare scelte diverse. Oggi serve il voto utile, molte liste non prenderanno nemmeno il 5%, ci sono deputati che mai e poi mai potranno vincere questa battaglia politica, la può vincere soltanto il Partito Democratico, i 5 Stelle e Forza Italia. Penso che in Forza Italia, per storia, per appartenenza, per capacità, posso sicuramente pretendere di essere votato, perché i trapanesi mi conoscono e i mazzaresi in particolar modo penso che me lo debbano questo, ecco, impegno per fare in modo che insieme si possa costruire un futuro migliore per i nostri figli. Senatore, un bagno di folla questa sera qui a Mazara del Vallo per Toni Scilla, manca una settimana al voto, ma qual è il vostro sentore a livello proprio emotivo, cosa pensate del voto? Ma intanto congratulazioni a Toni, che sta facendo un'ottima campagna elettorale. Sono sicuro che avrà un largo consenso. Il consenso cresce anche nei confronti di Forza Italia, che Forza Italia alla fine è il partito di riferimento della coalizione. Io naturalmente non devo dire nulla
tutti i nostri alleati sono tutti ottimi, egregi persone e partiti, ma il perno della coalizione è Forza Italia ed è l'unica certezza che Forza Italia sarà un partito che porterà molti parlamentari all'Assemblea regionale, supererà largamente la soglia del 5% e quindi il voto a Forza Italia, oltre che essere un voto di programma di governo, è anche un voto utile. Noi andiamo pro i cittadini, pro la Sicilia, pro i cittadini siciliani. Esortiamo i cittadini siciliani a non scegliere forze politiche che non hanno nessun programma, quelle sono da non considerare nel panorama di una scelta di voto. La sinistra sappiamo che è assolutamente spaccata e poi dopo questi 5 anni di governo della Sicilia ha dato pessima prova di se stessa. Il centrodestra e Forza Italia in particolare, ripeto, perché il partito centrale e la coalizione rimangono la vera opportunità per i siciliani quando andranno alle urne. Bene, con lei sul palco anche il senatore Schifani, una presenza importante qua a Mazara del Vallo. La campagna elettorale ormai è arrivata quasi alla fine, siamo agli sgoccioli, una Mazara che abbiamo visto molto, molto attenta a queste politiche. Lei cosa ne pensa, cosa ci si attende da questo voto? Beh, ci si attende una svolta per i siciliani, una svolta per il buon governo. Abbiamo subito 5 anni di malgoverno della sinistra a causa delle divisioni del centrodestra, questa volta il centrodestra è unito, Forza Italia è fortissima, una lista di candidati eccellenti, ha scelto un candidato unitario nella persona di Nello Musumeci, che è stato un grande amministratore, una persona onesta, una persona per bene, non gli si può dire nulla. Io credo che sia giunto il momento di tornare al governo per ridare speranza ai nostri figli. Quindi la parola d'ordine in questa campagna elettorale è anche legalità. Legalità, trasparenza, onestà e buon governo, questo è il nostro slogan e io penso che su questo ci misureremo nel segreto dell'urna che ci premierà.